Stiamo andando a Liegi, la città natale di Ivan. Vediamo un po' com'è la situazione. Siamo qui a Liegi in Belgio. Devo fare un video anche sulla situazione di Liegi. Le strade in Belgio veramente sono oscene. Qui, guarda che rattoppi, guarda che strade oscene che ci sono. Siamo qui in Belgio a Liegi, la città dove è nato, cresciuto il mio amico Ivan. Le strade lì, che orrore, guarda che roba. Guarda di qua. Guarda che roba, Belgio, eh. Guarda di che strade che ci sono qua, guarda che roba. Tanto un vino che sarà sotto di 10. Guarda che strade qui, guarda che roba. Guarda che strade che ci sono. Siamo qui a Liegi, ragazzi, in Belgio. Cina, dai. Ma veramente, ragazzi, ma voi c'è un degrado qui che è assurdo. Marco, se voi venite qui, c'è in giro cartaccia, bottiglie, foglie cadute che comunque non le hanno ancora pulite. Adesso siamo qui. Mi ha molto deluso Liegi, devo dire la verità. Mi ha molto, molto deluso. Me l'aspettavo tutt'altro. Poi, per l'amor di Dio, dei pezzi di strada decenti ci sono, però fogliame in giro, bottiglie, non è per nulla granché, non è granché. Anche qua da parte, guarda quanta cartaccia, guarda che andata. Prova, se ti stacchi un po' più da questo qua, che ti faccio vedere anche il pezzo di strada qua. Vedete, questa è la strada vecchia, quindi non è che, cioè, guardate che strade, cioè, guardate che roba. Questa è la strada che c'è sempre. Lì in mezzo stanno facendo una nuova corsia. Ma guardati il marciapiede qua da parte. A Madonna, non riesco neanche a tenere. Cioè, balliamo, non riesco neanche a tenere il telefono dritto. Cioè, stare sulle giostre. Cioè, guardati che guarrà il grigio, cioè. Mamma mia, sembra di stare sulle giostre qua. Cioè, guardati guarrà il qua di fuori. Cioè, strade veramente sono penose qua. Però giustamente, come mi diceva il buon Ivan, giusto, che mi dicevi che comunque il Belgio non è solo qui. Adesso io vi sto facendo vedere una situazione degradante qui dove è nato e cresciuto lui, a Liegi, in questa zona qui. Purtroppo bisogna dire che me l'aspettavo tutt'altro. Però mi dicevi che comunque la zona vicino a Lussemburgo, comunque, quando siamo andati a rubare, è tenuta bene. Sì, la provincia di Lussemburgo, sì. Altre zone mi dicevi che erano migliori. Anche il nord, le zone fiamminghe, il mare del nord, Bruges, Gand. Bruges, quelle zone lì. Bruxelles in su, sì, molto più. Le Fiandre, il Limburgo, le zone fiamminghe sono molto più corte. Sì. Mi dicevi che qui delle collinette si erano formate con i detriti del carbone. Si doveva estrarre il carbone, sì. Passavano questi detriti che facevano queste. Ma qui perché c'è stato. Si è degradato proprio perché c'è stata una crisi industriale, giusto? Mi dicevi? Sì, certo. Negli anni 70-80 hanno cominciato a chiudere tutte queste miniere, siderurgie di metallo che erano molto famose. Qua c'è la Cochril, che dove è stato ripresa dal gruppo ArcelorMittal, che dopo praticamente non fanno quasi più. Sì. E quindi la situazione si è un po' lasciata andare. Sì, è diventato. Non si sono rinnovati, ecco, nell'economia, nel modo di. È diventata un po', a differenza, diciamo, di Lussemburgo, sì. Sì, è diventata un po' questa zona, una regione un po' povera. Molto povera, sì. Povera, un po' lasciata andare. Comunque con la gente che c'ha un gran cuore. Sì, no, vabbè, qua stiamo parlando della situazione, sì, non stiamo parlando della gente. Sì. Stiamo parlando della situazione strade. Purtroppo sì. E della situazione purtroppo. Sono un po' abbandonati. Sì. No, perché poi l'abisso lo vedi molto. Se vai più avanti qui una ventina di chilometri, che sei in Olanda, e veramente cambia da così a qua. C'è uno shock veramente che cambia tutto. Quindi qui non stiamo giudicando il discorso della gente, stiamo giudicando semplicemente le strade. Qui adesso siamo andati in un pezzo, stiamo andando verso. Qui un pochettino la situazione è migliorata, siamo comunque in un tratto di strada, però. Vi posso garantire che siamo stati con Ivan, che è nato e cresciuto. Tu sei vissuto fino a che anni qui a Liegi? Fino all'88. Quindi fino a quanti anni? 18 anni. E quindi hai vissuto 18 anni, quindi sì. Ha vissuto fino a 18 anni di età, quindi, cioè, se la ricorda bene com'era. Sì, era totalmente diverso. Okay. Cioè, se lo dice lui che comunque c'è stato un degrado, bisogna dire.
po' la situazione qui, ma lo vedi anche da, lo vedi anche dai guarrai, guarda questi qua, cioè, cioè sono vecchi, arrugginiti, cioè. È peccato, ma dici che in prospettiva qui si potrà riprendere un po' la situazione, no? Secondo te la vedo dura? Onestamente la vedo un po' dura, la vedo dura, tutta l'economia europea, sì, la vedo. Penso che qua sarà una, dopo sì, non ci sono prospettive, cioè... La vedo un po' dura, no, la vedo un po' dura anch'io. Sì, anche il centro è molto degradante, purtroppo. Purtroppo abbiamo, sì, anche come sporcizia, come strade. Va bene, un saluto qui dal Belgio.